Mattia, il sorriso che insomma, avevi anche nella strada dallo spogliatoio qui dice tanto, quanto sei e siete contenti di averla portata a casa questa vittoria. Siamo contentissimi, abbiamo fatto una grande prestazione, seppur aver fatto un po' di errori anche in fase di impostazione, anche dovuto un po' al terreno di gioco forse, però abbiamo vinto questa gara con la voglia e l'atteggiamento giusto. C'era tanto rischio anche magari un po' di perdersi dopo aver subito il gol del pareggio in un momento nevralgico della gara. Sì, certo, quando subisci gol magari puoi calare anche a livello psicologico. Noi siamo stati bravi in quello, l'atteggiamento è sempre stato propositivo e siamo andati subito a fare il secondo gol. È il tuo secondo assist consecutivo, la prima volta che ti succede in Serie A, sei contento anche a livello personale? Sì, certo, sono contento sia dell'assist che della prestazione in generale. E fare assist mi piace tanto, mettere in gol i compagni è sempre bello. Stavi anche per fare un gol senza senso nel primo tempo, ti sei un po' mangiato le mani quando insomma Montipò ci è arrivato. Eh sì, volevo metterla sul secondo palo, la palla è andata verso l'incrocio dei pali, è stato bravo il portiere. Dopo tanti anni a Verona, dopo aver fatto la B con questa squadra in due occasioni, a 25 anni senti di essere arrivato a un punto importante della tua maturazione calcistica? Certo, sì, quest'anno per me deve essere l'anno della consacrazione in Serie A, voglio giocare in questa categoria e sento di essere cresciuto e di dare una mano ai compagni più giovani. Si va a San Siro, lo stadio dove tu hai esordito con il Verona, in quel caso era l'Inter, stavolta c'è un Milan capolista e un Verona che ha sempre voglia di stupire. Certo, noi andiamo là sempre con il nostro atteggiamento, andiamo a giocare con una squadra che è in salute e sta facendo bene sia in Europa che nel nostro campionato, quindi noi comunque andremo là con il nostro atteggiamento a giocare la nostra partita.